Buonasera, saluti, bentrovati qui al Chiosso di San Francisco. La stavamo aspettando con bramosia perché è la vostra prima uscita ufficiale come responsabile di istituto e il vostro istituto è qua già pronto dispiegato. Mi permetto di aggiungere quasi a denti stretti a bassa voce, quando la dottoressa era studente, la sua camera era piena ricca di una batteria che non finiva mai, quindi il maestro Guattafirro, che è colui il quale dirigerà l'orchestra dell'Istituto Grandi, ha trovato terreno fertile. È vero? Ero una dilettante pessima, però ho capito davvero l'importanza della musica nello sviluppo dei ragazzi, nella crescita serena. Quando mi si è data l'occasione di poter contribuire in piccolissima parte come dirigente scolastico del territorio, non a migliorate, ma a far capire l'importanza proprio della musica, dell'arte, del rapporto col territorio. Per i nostri ragazzi la penisola è un gioiello, veramente è un gioiello paesaggistico, naturalistico, di persone e di talenti. Ed è una cosa veramente fantastica pensare di poter contribuire a tenere i ragazzi qui in zona, a sviluppare talenti. E, che vi devo dire? Mi auguro davvero che Che faremo sorrento un buon avrà lavoro un'orchestra, insieme. perché noi già lo abbiamo titolato nel nostro Ci giornale. piacerebbe Sorrento l'orchestra. ha la sua banda musicale diatonica, è una cosa, ma ha anche la sua orchestra fatta di violini, fatta di pianoforte, meravigliosa, che ci accompagna negli eventi. E So che voi siete troviamo musicista, cioè avete in famiglia. degli intrecci di relazione con la società, questo scollamento che fino a 10 anni fa si era prodotto perché la Tarsia era andata giù e quindi non c'erano più necessità, c'è di nuovo un seguire il sociale, mettere l'orecchio al sociale e aspettare che cosa vogliono. Adesso sulla piazza necessitano dei DJ, benissimo, noi produciamo i migliori DJ del mondo e produrranno i migliori, ma intanto i libri servono e voi siete un'accanita, appassionata, studiosa anche. C'era sì la batteria, ma c'era anche una libreria fatta di cose anche pesantucce. Da giovane questa signora qua leggeva Proust. Da giovane questa signora qua aveva tutti i libri di Kant. Forse li aveva. Venitemi in soccorso. No, è che avete Invece, a me sbagliato piaceva, intervistatore. sentite, mo' al di là di tutto, a me piaceva studiare, è sempre stato il mio hobby, la mia passione, e allora penso che riuscire a portare i ragazzi ad avere l'amore per lo studio, quello è il Sono capitolo della sicuro che storia. riuscirà a fare amare questi personaggi che abbiamo citato anche ai ragazzi. Lo stimolo La vedo dura forse. La vedo dura. Però intanto su Facebook troviamo le piccole frasi, anche senza la citazione sotto che le ha scritte Proust, lo troviamo citato e stracitato, come troviamo Torquato Tasso senza sapere magari che è Torquato Tasso. Noi siamo appena reduci da Venezia per l'inaugurazione delle due mostre dedicate a Tintoretto e Tasso. Questo intreccio che Giulio Carlo Argan ci ha fatto studiare in età universitaria e che adesso ricompare alla cronaca. I nostri auguri, il nostro in bocca al lupo per questi anni a venire, ci auguriamo che siano tanti e soprattutto proficui. Noi siamo la vostra mosca al naso. Grazie. Sì.